Quick è l'applicazione ufficiale di GoPro che ci permette di controllare la nostra action cam e di editare video, ma era disponibile solo per Android e iOS, mentre in passato esisteva anche una versione per i computer, ma è stata abbandonata diversi anni fa. Però il 6 settembre 2023 GoPro aveva annunciato Quick per desktop, dicendo che sarebbe arrivata prima la versione per Mac l'1 novembre 2023 e poi la versione per Windows nell'estate 2024. In realtà è arrivato su Mac solo a febbraio 2024 e la versione per Windows riporta un generico 2024. Meglio tardi che mai. Adesso quindi vediamo in azione Quick per desktop. Chiaramente per prima cosa va scaricato dall'App Store. Una volta installato dovremo accedere al nostro account GoPro. Vi ricordo che per accedere a tutte le funzioni di Quick dovrete avere un abbonamento GoPro attivo. Dopo aver effettuato l'accesso al nostro account, il cloud verrà sincronizzato automaticamente e quindi potremo rivedere le clip che abbiamo già salvato dallo smartphone. Adesso possiamo collegare la nostra GoPro tramite il cavo USB e nel giro di pochi istanti verrà riconosciuta. Quindi potremo sia visionare i contenuti che scaricarli sul computer. Il programma è molto simile a Quick per smartphone ed infatti potremo applicare dei filtri, cambiare il rapporto d'aspetto, ritagliare la clip, insomma c'è molta libertà. Ma ad esempio al momento non sono riuscito a fare gli slow motion. Infatti c'è scritto che questo strumento non è ancora disponibile. Poi, ad esempio, manca la possibilità di cambiare campo visivo. Infatti su Quick, su smartphone, ad esempio se registriamo con Hyperview possiamo cambiare il campo visivo. Ok, è un ritaglio fatto in post-produzione, però è sempre meglio di niente. Poi, chi è abbonato a GoPro può accedere anche alla sezione dedicata ai montaggi automatici e quindi, proprio come sull'app, sarà possibile lasciar fare tutto a Quick o magari fare delle piccole modifiche, cambiare la musica, i temi e così via. Potremo poi gestire i parametri per l'esportazione del montaggio e comunque potremo usare Quick per caricare i nostri contenuti sul cloud GoPro e quindi rimarranno sincronizzati fra smartphone e computer. Ora sono molto contento che sia arrivato Quick per desktop, anche se al momento solo per Mac, perché molti mi avete chiesto di un programma GoPro per computer, quindi soprattutto perché alle prime armi una grandissima comodità, ma se volete fare una post-produzione più avanzata ovviamente non ha senso usare questo programma, anche perché al momento mi sembra una versione depotenziata dell'app per smartphone, di cui io comunque non sono un grande fan. In ogni caso rimango in attesa della versione per Windows, dove magari farò un tutorial approfondito e spero che nel corso di questi mesi aggiungeranno più funzionalità. In ogni caso fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti.